tanto pace nell'aurora, un soffio caldo, libertà. Non sono mai stato parroco, il mio arcivescovo non mi ha dato mai la parola, perché tu sei un educatore. È stato molto bello questo, perché mi ha proprio, come dire, dato una identità, ecco, educatore di giovani. E si è aperto il vecchio seminario per accogliere gli ebrei, l'arcivescovo è stato fortissimo in questo. E bisogna accogliere tutti quelli che sono perseguitati, eccetera. E poi, passata la guerra, mi sono dato come assistente di Azione Cattolica e finalmente dopo 10 anni che ero a Lucca mi hanno chiamato a Roma come vice assistente. E lì sono stato 4 anni con persone come Umberto Eco, per esempio, è stato un mio ragazzino. E io quando incontravo qualcuno andando in periferia me lo portavo a Roma. Mi sono fatto una comunità molto cosciente, anche molto polemica, dobbiamo dire. Allora, dopo 5 anni c'erano le elezioni a Roma, in Italia. E naturalmente c'era il pericolo grande che vincesse il comunismo. Perlomeno il Papa Pio XII ha cominciato a dubitare. E ne ha approfittato Gedda, che era il capo dell'Azione Cattolica, e ha formato in imminenza, un anno prima, su per giù delle elezioni, ha formato i famosi comitati civici. Questi comitati civici avevano in fondo, avuto molti soldi dall'America specialmente, avevano lo scopo di obbligare tutti ad andare a votare, naturalmente quelli della parte cattolica. E successe che basterebbe leggere ancora il libro di Italo Calvino, Lo Sposatore, per capire l'ambiente. È perfetto, come è ironico, come umoristico. Perché parla di uno sputatore che è stato messo a Cottolengo per obbligare tutti ad alzarsi e andare a votare, gente perduta che non aveva, ecco. Allora, questo dispiacque molto ai giovani che erano con me, perché insomma non parve loro leale, ecco, una cosa. E anch'io ero convinto di questo, ecco. E allora si mandarono via tutti e fecero un nuovo comitato centrale, molto, molto poverino per la verità. Lui ci sosteneva molto Montini, che era figlio di un fondatore della Democrazia Cristiana, e di quelli molto rigidi, cioè bisogna combattere realmente, ad armi chiare, eccetera. E invece Gedda premeva che io andassi via da Roma, via, 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 via. E allora mi nominarono cappellano di navi. E lì ho fatto dei viaggi in Argentina, io ho obbedito, ho detto pazienza. Le cose cambieranno, ecco. E ho fatto qualche viaggio, e in un viaggio ho trovato un piccolo fratello di Gesù. Io conoscevo, avevo letto molto, avevo frequentato le piccole sorelle a Roma, e ho sentito molto, dico, io vado con loro, ecco. Però dubitavo, perché avevo passato i 40 anni
dico sarà che ce la faccio, eccetera. In tutti i modi parlo a René Guillaume, che era il fondatore. E ne parlò, e lui insolitamente dice subito di sì. E ora l'osso duro era che io dipendevo dalla Segreteria di Stato. E allora dissi a questo Guillaume di andare a parlare con Montini, vedere. E lui esitava un po', ma insomma finalmente esitava per questa ragione. Pensava che io lo facessi un po' affrettatamente per l'impressione di essere mandati via, capisci? Però dopo Guillaume si incontrò con lui, insomma, lo persuase e così andai nel deserto. In quale deserto? Deserto? In quale deserto? Del Sahara. Dove era stato Carlo Carretto? Dopo di me è venuto. Io sono arrivato prima di lui. E poi siete stati insieme con Carlo Carretto? Sì, però lui dopo è stato assegnato, lui è rimasto lì, invece io sono venuto a Urano, in Algeria e poi in Sardegna. E quanto tempo è stato nel deserto? Un anno e 13 mesi. Ma perché nel deserto? Qual era il significato? Beh, sono a lui. Il deserto è spogliarsi di tutto, fare a meno di tutto, capisci? È duro perché a un certo punto, essendo io un intellettuale per loro, capisci, mi hanno elevato completamente, elevato, insomma non è vero, non sarebbe giusto, cioè mi hanno detto non devi leggere libri, non devi scrivere, qua devi unicamente la preghiera, la Bibbia, basta, ecco. E per me pareva un sollievo quasi. Ma invece dopo sentii quanto la mia fede era legata alle letture, all'apologia, invece così, ecco, nudo proprio. E quindi l'effetto che ha avuto? Mamma mia, la morte assolutamente. Deserto, quindi non è stata un'esperienza bella quella del deserto? Bellissima. Bellissima. Sì, sono anche domani. Sì, ma allora perché dici che non è stato? Non è stata un'esperienza dura, non vuol dire, però sentivo che era quello che mi ci voleva, capisci, proprio questa purificazione, questo vuoto totale, ecco. Non si può arrivare alla contemplazione se non si passa per questo, è impossibile. La rotta oscura è inevitabile. Ma questo deserto lo si può trovare anche qua, per esempio? Ah sì, certo, ci mancherebbe altro. I contemplativi sono dappertutto, cioè a un certo punto si passa dalla relazione attiva alla relazione contemplativa, cioè a un certo punto sei tu che parli a Dio e che lo cerchi, poi è Lui che cerca te. E come capisci che Dio cerca te? Le intuizioni della preghiera non si possono dire, non è che non si possono dire perché è proibito, non si possono dire perché sono ineffabili proprio. Andavo tu per tu con lui a cercarlo dove sei. Sento pace nell'aurora, un soffio caldo di libertà, un sogno caldo.